faccio parte dello sportello di ascolto Listen to You. Sono una delle persone che accolgono gli studenti quando fanno richiesta per un colloquio. Il nostro è un servizio peer-to-peer, siamo studenti che accolgono altri studenti per aiutarli a vedere più chiaro nelle loro capacità, nelle loro possibilità, eventualmente nelle difficoltà, per aiutarli a riorientarsi e eventualmente anche li indirizziamo verso servizi già esistenti sul territorio torinese, presenti in altre facoltà, in modo che gli studenti possano trovarsi il più possibile a loro agio e risolvere problemi sia di tipo pratico, organizzativo, sia di tipo più personale o di orientamento scolastico. Come funziona concretamente? Gli studenti inviano una mail allo sportello di ascolto a cui rispondiamo nel più breve tempo possibile, dopodiché fissiamo un appuntamento concordando con lo studente e una volta che l'appuntamento è concordato lo attendiamo nella stanza predisposta, è una stanza riservata. Collocata vicino alla biblioteca della Justo e qui li accogliamo e facciamo un colloquio nel pieno rispetto della privacy con la massima attenzione a quelle che sono le esigenze e le richieste degli studenti e in questa sede si valuta qual è la problematica e si cerca di dare valore alle risorse che lo studente già possiede, eventualmente ne individuiamo di nuove interne o esterne per aiutarlo nel proprio percorso scolastico e nella soluzione dei problemi che porta. Come si conclude un colloquio? Con eventualmente un secondo appuntamento per valutare quanto è stato utile, quanto è stato proficuo il primo incontro, per vedere se sono rimasti degli aspetti ancora da chiarire o da migliorare ed eventualmente un rimando a un terzo colloquio che è il colloquio finale. Il fine principale è quello di evitare l'abbandono scolastico e lo sportello è aperto a tutti. E parliamo proprio di coetanei, come si trovano a parlare con te? Il fatto di avere la stessa età favorisce l'apertura e il dialogo perché si trovano ad avere dall'altra parte non una figura sconosciuta o messa su un piedistallo, ma uno studente che può vivere le stesse problematiche e in qualche modo, sapendo quali sono le difficoltà che può incontrare uno studente, può da una parte sentirsi maggiormente accolta, ascoltata e forse si sente anche più fiduciosa perché sa che dall'altra parte c'è una persona che conosce bene quali potrebbero essere le difficoltà che si incontra durante un percorso universitario. Quindi per quella che è stata la mia esperienza ho notato davvero questa grossa importanza di avere una stessa età, di fare un discorso peer-to-peer, pari a pari. Escono con le idee più chiare, ragazzi? Forse si sentono anche più incoraggiati, quindi chiarezza e incoraggiamento, ecco, e fiducia nelle proprie risorse.